qua si consiglia di scendere. Oggi è bellissimo. Vuoi una barretta? Lago del Centro Cadore. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Siamo in partenza per il giro della traversata del Cadore. Illustriamo il bellissimo giro che, partendo da Pieve, passa per il percorso nuovo e arriva a Caralte per dopo rientrare a Pieve insieme all'immancabile Renato. Cadore mountain bike. Provare a fare un po' di cambio. Ecco, iniziamo il sentiero, lasciamo la strada per immergerci nel bosco di faggi e latifoglie per prendere la traversata del Cadore vera e propria. Come vedete, un sentiero largo, battuto, per il primo momento anche facile per tutti. Sempre attenzione qua, andare adagio, ma si scende. Qua si abbassa il rapporto. Si va su agili. Ma è difficile. Qua ci si può abbassare in telescopico, non è niente di difficile. In piedi sui pedali. Si molla un po' la bici qua. Qua ci si rimerge dopo il passaggio sul ghiaione e si scende qua utilizzando tutti e due i freni. Ci stiamo avvicinando alla parte più tecnica del tragitto. È solo un breve tratto, però tecnico e anche faticoso. Da prima si scende, ci abbassiamo il telescopico. Qua sempre battuto, per poi, dopo il tornante dove c'è adesso Renato, si sale, anzi lo metto un po' alto. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Niente. Abbiamo tentato fin dove si può, però il terreno, oltre ad essere molto ripido e sassoso, non ci permette di salire facilmente montato in sella. Siamo costretti a usare la funzione walk accompagnando la bici. Qua vi posso assicurare che è una salita molto molto ripida e faticosa nella spinta della vostra bici. Renato in spinta. Vedete anche voi che questo è il verso consigliato, di senso, diciamo, partendo da Pieve, facendo la diga e arrivando qua. Questo è il verso consigliato.
terminata la parte, diciamo, più ostica del percorso, si riprende per il sentiero in leggera salita verso la seconda parte. È un po' tecnica, rapporto basso per la salita ripida. Seconda parte un po' ostica, ma meno ostica della prima parte. Un piede sui pedali, la prendi larga guardando l'ometto, diciamo in direzione ometto, la prendi larga, larga, larga e stringi. Stringi così e qua stessa cosa, si guarda là sempre l'uscita, si prende largo e si esce qua. Ok, vediamo Renato come fa. Qua si consiglia di scendere in queste manovre qua, si scende, si fa la manovra a piedi. Qua abbiamo leggera discesa, quindi buttiamo dentro la marcia per prendere velocità. Poi là dove parte la salita bisogna di nuovo scaricare per fare l'ultimo pezzo in salita anche ripido, per andare là dove c'è il sole e prendere la parte in piano per arrivare alla seconda sosta e panoramica. Spettacolo. Oggi è bellissimo. Telescopico basso, frenare con tutti e due i freni, mollare appena appena. Bosco bellissimo di faggio qua. Questa è la strada nuova che porta a Sacco, rimessa a nuovo. Qua ci abbiamo, attenzione che chi ha paura di sto dosso qua, per chi altri salta. Questo è il Piave. Il Piave che a breve per Arolo va a immettersi con il Boite. Fuori da eccoci arrivati a Pieve dopo un bellissimo giro della traversata del Cadore insieme a Renato. Eccolo qui l'autore del sito Cadore Mountain Bike. Grazie Giuliano e siamo, salutiamo tutti al prossimo giro, vi aspettiamo. Un saluto.